Vai con la sfida Marco Boradori. Un po' facile così fare un'intervista comodi e seduti. Ora l'intervista continueremo a farla, ma mentre tu giocherai a ping pong. Sì. Mm? Però potevate prendere delle racchette un pochino più... Ci piace, sono... ci piace il vintage. Ecco, ma molto vintage, eh? Qui. Sa ancora degli anni 70. Cosa? Senti proprio la mucchetta. Fantastico, meraviglioso. Erano le racchette che usavo io all'inizio, quando avevo 12 anni. Ma però, ci vedo l'impronta del sindaco di Bellinzona, certo. Qua, ce la vedo. Faremo un doppio, quindi abbiamo bisogno di due giocatori che giocheranno insieme a voi. Chiamiamo quindi Beatrice e Marco. Venite ragazzi. Brava Bea. Allora, Eddie giocherà con Beatrice, invece Marco con Marco. È una squadra vincente. E ci concentriamo sul gioco, dobbiamo anche rispondere alle domande. Allora, tu devi rispondere alle domande che io ti faccio. Okay. Concentrandoti sul gioco, naturalmente. È importante, Marco, che comunque accetti la batosta che io e Beatrice ti daremo. Questo è fondamentale. Confido molto nel mio compagno. Grazie, Marco, come sei messo a ping pong? Bene, ogni giorno a scuola giochiamo. Guarda. Hai capito, Bea? Però. Anche te ogni giorno a scuola. Diciamo che la tenuta vi favorisce tutti, perché io qui non funziona tanto. Ma vuoi darmi la giacca? Proprio scopo. La cravatta. Giacca e cravatta. Le scarpe. Dai, vai. Pronti, ragazzi? Vai. Allora. 3, 2, 1. Via! Te la faccio la gara. Vai. Allora, non so se conosci, c'è un videogioco vieni. Che si chiama SimCity. E questo videogioco... Già sentito, ma non so. L'hai mai giocato? No, io non gioco, non ho mai giocato a un videogioco. In questo videogioco il giocatore deve creare una città e amministrarla. Allora, potrebbe forse essere un buon test. Che bella! Cosa deve trovare? Bella. Deve creare una città e amministrarla. Ok. Allora, può magari essere un buon test attitudinale per una persona che vuole diventare sindaco di una città? Ma, così detta così, sembrerebbe di sì, però... Però non sono sicurissimo di... Vabbè. Scusa, non vedevo la pallina. Potrebbe essere. Allora, tu di solito sei sempre molto pacato, molto gentile e calmo. Ma noi vogliamo sapere... Non fatemi arrabbiare. Ecco, Non fatemi arrabbiare. Però tu non ti arrabbi mai, non ti vediamo mai arrabbiato. No, ma in pubblico cerco di non arrabbiare. Cos'è che ti fa arrabbiare? No. Perdere una partita di ping pong. Le domande sciocche. Fermi! No, ma non era assolutamente riferito, no, ma ci manca in generale. Abbiamo dovuto finire il gioco perché ci ha commossi. Aspetta, Marco, sì, però Marco, incrocia, per favore. Scusa, ma ero concentrato. Cioè, adesso dovevo riparare una la gaffe che pensavo di aver fatto, ma che non volevo fare. Dai, vado col servizio, via. No, fanno arrabbiare gli arroganti. Gli arroganti, quelli che credono di essere chissà che cosa. Oh, scusami. Però insomma, stavo dicendo, te la stai cavando bene, niente, gliel'ho gufata. No, ma non è uscita fuori. Vinto noi. Ah, perfetto, avete vinto voi. Non so come siamo messi con il match, non so chi vince, chi perde. Comunque. Stiamo vincendo noi, tra l'altro. Ma figurati. 7-0 mi sembra. Sì. 7-0. Dai, facciamo una bella. Io sono completamente concentrato. Aspetta. Facciamo una bella. Così siamo tutti concentrati. Bea? Ok? Io faccio l'arbitro. La posa qual è, Marco? Scusa, da servizio? Così, come stai facendo? Ok, vado. Brava Bea! Bravissimo. Vai, schiacciata. Adesso schiaccia. E vai! E vai! Bravissimo, Marco! Grazie, Bea. Grazie, Marco. Vieni qua, Marco, vicino a noi. Grazie mille, ragazzi. È stato un onore. Grazie mille. È stato un onore. Ringraziamo... Marco Boradori per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Rimani